Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video svuota la spesa all'esse lunga. E io sono Chiara, mi rendo conto che non mi presento mai per chi potrebbe vedermi per la prima volta. Scusate il fiatone, ma cioè, sto uscendo dalla polmonite, ora sto meglio ovviamente, però il fiato è sempre molto corto. Ma bando alle ciance, vediamo che cosa ho comprato. Ho preso questi biscotti della misura dolce senza, perché in realtà io al mattino, ora d'estate, mi facevo tutte delle colazioni strane, pazzesche, pancake, French toast, bla 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 bla. Il risultato è che erano buonissime, fantastiche, ma avevo tempo. Adesso io settimana prossima inizio l'università e il tempo sarà quello che è. E quindi ho detto prendiamo un pacco di biscotti. Che male non fa anche per fare dei fit tiramisù, cose del genere. E ho preso questi qua senza zuccheri aggiunti perché tra quelli dietetici, passatemi il termine, perché ogni biscotto va bene nella dieta, se ben dosato, sono quelli che mi piacciono di più, ecco. Poi passiamo banalissimi pomodorini, datterino. Una confezione perché io adoro i pomodori da terino, ne mangio una quintalata, però ne ho preso una piccola confezione giusto per in qualche modo cercare di tappare il buco, ecco, di quelli che ora non ho. Poi ho preso questi grissini, mix cereali con farro, frumento, segale, mais, avena e orzo, cioè tutto. E in realtà sono in porzioni di monodose rispetto ai classici dove nella monodose c'è monodose, una porzione, come si dice, non lo so, vabbè, comunque ce ne sono due, qua ce ne sono quattro se non cinque, quindi un pacchetto basta, mentre invece io agli altri ne mangiavo due. E poi ovviamente potete mangiarmi anche tutto il pacco, però dico, per me diciamo che uno di questi mi basta per poi la cena, il pranzo o quello che è. Il mix di cereali secondo me ci sta, è molto buono. Poi ho preso le camille per avere una merendina un po' più sana, una merendina non so, un po' più ricca, vabbè, ricca di fibra. Al momento non mi serve visto che con l'antibiotico il mio intestino sta già producendo abbastanza, però a me piacciono tantissimo le camille. E le ho viste, non so perché mi è venuta voglia. Poi c'è le carote, c'è l'arancio, la mandorla in realtà non, secondo me non si sente tanto perché a me le mandorle non piacciono, però è molto buona e per una merenda diciamo al volo può starci secondo me. Non ho guardato i valori nutrizionali perché sennò stavo nel reparto merendine 15 ore e non mi pareva il caso. Sempre per il reparto merendine infatti ho comprato i flauti al latte. Questi semplicemente erano in offerta, sia quelli al cacao che quelli al latte, ma io mangio solo questi qua al latte. E anche questi per una merenda veloce all'università non dovrei aver bisogno di una merenda perché faccio solo dalle 8 alle 12. Però non si sa mai, io me la porto dietro, mi venisse fame, c'è comunque un'alternativa, ecco. Poi ketchup light che in realtà non ho comprato io ma ha comprato mio padre, ketchup zero l'ha comprato mio padre, ma l'avessi saputo gli avrei detto di non comprarlo perché l'ho preso su Prozis, quindi a breve arriverà anche un video di Prozis perché ho fatto un ordine, ho fatto un ordine anche su Shein e uno su Temu, ma vabbè, questo è un altro discorso. E vabbè, ketchup che ha meno zuccheri fondamentalmente perché poi non è proprio 000 ma è molto simile allo zero e nulla, questo se vi può interessare, ora esiste anche la versione grande, prima esisteva solo la versione più piccolina. Poi ho preso questi Würstel della Recusate, ovviamente si sono scaricate le pile nel bel mezzo del video, dicevo Merander, no Meraner, già faccio. Vabbè, ho preso questi Würstel per stasera, non li mangerò mai tutti, io ne mangerò uno e mezzo, se va bene, due, esagerando. E perché avevo voglia di Würstel e mio padre mi ha detto che questi sono i più buoni che vende la Selunga, quindi io mi sono fidata di mio padre e li ho presi.
Poi ho preso 6 succhiace, perché non so, a volte mi va di bere del succo e sono stufa di prendere quelli senza zuccheri, senza roba, senza qui, senza là, quando poi in realtà non è che cambi drasticamente, e se non che sono leggermente più buoni, questi sono anche un po' meno sani, lo so, però io preferisco, cioè io non bevo lace 7 volte al giorno, cioè non è che questo possa essere finito, ne berrò 1-2 a settimana, e quelli 2 che bevo preferisco berli buoni, ecco. E altra questione invece è per il tè, che non ho preso perché non c'è nessun tè senza zuccheri, perché io il tè non mi so dare una regolata e sono capace di bermi una bottiglia da litro in un giorno, quindi a quel punto lo compro senza zuccheri, perché sennò veramente mi riempio di calorie inutili. Poi ho preso yogurt bianco, Bella Vita, meno male che c'è almeno questo, free, penso che sia perché è senza lattosio, sì, io non ho problemi di lattosio, ma questo mi piace, mi ricordo che mi piaceva questo yogurt, ed è zero grassi. Ora, io ho preso questo perché mi sono letteralmente stufata dello yogurt greco, non ce la faccio più, basta, non me lo sono fatta piacere per un po', ora è un po' un periodo di detox, però a volte magari mi va di mangiarmi la granola, che non sono riuscita a trovare, che devo comprare infatti, la granola con le fragole, ora non è più stagione, però magari solo granola al cioccolato con dello yogurt, e ho preso questo qui, classico, tranquillissimo, calorie bassissime, che non sa di niente, infatti ci metterò il dolcificante, oppure anche solo così ve lo mangio, ecco, niente di che. Poi dessert proteici, ve ne faccio vedere uno, tanto sono identici, sono quelli dell'Esselunga alla vaniglia, e ho preso questi perché sono quelli che stanno senza, se fanno fuori dal frigo, infatti questo scade il uno è scaduto, vabbè, lo mangerò allora in questi giorni. Vabbè, l'altro scade l'11-10 del 2023, e quindi a lunga durata, questo me lo mangio giù pomeriggio magari, e quindi niente, ho comprato questi qua perché mi sono piaciuti molto l'altra volta quando li ho presi, ed è strano perché a me ovviamente i dessert proteici ci stanno mettendo un po' di nausetta. Poi abbiamo ancora 3 cose, questi della fitness, che in realtà non sono miei ma di mia madre, ma l'altro giorno avevo voglia di cereali, ho mangiato questi qua, li ho finiti, quindi li ho ricomprati, classici questi qua ricoperti, a lei piacciono quelli ricoperti, anche io sono d'accordo che quelli ricoperti siano migliori della Special K, che invece mette i pezzettini, perché poi si sciolgono e non riesce a mangiarli, e praticamente identico ho preso le barrette ai cereali, queste per l'università, barrette classiche al cioccolato, senza niente di particolarmente speciale, le ho comprate e fine. E poi l'ultima cosa che ho preso è stata la cosa loro che mi mangerò per pranzo, e c'era questa insalata già pronta, dove c'è insalata, vedo dei pomodorini, tonno, mozzarelline e uova. Mi ispirava un sacco per pranzo e l'ho presa. Poi vabbè, ovviamente la mangerò con del pane. E nulla, questa era la mia spesa. E bentornati sul mio canale.